Bene, buongiorno a tutti. Siamo qui in casa nostra. Abbiamo avuto un'idea un po' strana, però speriamo che il nostro gatto l'apprezzi. E vi facciamo vedere la costruzione di un tiragraffi artigianale, dato gli altissimi costi nei supermarket o comunque negli store per animali. Hanno dei costi veramente eccessivi, si arriva anche a pagargli 200 euro, un qualcosa che comunque non è stabile, ve lo garantisco, non sono stabili. Allora, cosa abbiamo pensato? Siamo partiti da una base di legno, l'abbiamo messa in piano, l'abbiamo rivestita con un semplice panno che potete trovare all'IKEA al costo di 2,50 euro. Dopodiché abbiamo preso il classico tubo, sono dei tubi di cartone, quindi è materiale comunque facilmente reperibile, non è nulla di particolare. Il tubo l'abbiamo rivestito con lo spago, lo trovate tranquillamente in qualsiasi fai da te abbastanza grande, nel reparto corde, quindi andate pure nel reparto corde che lo trovate. E con della colla a caldo abbiamo fermato, come potete vedere, lo spago sul tubo di cartone. Dopodiché ne abbiamo fatto uno più corto e uno più alto. Parliamo di oltre 2 metri di altezza. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che per renderlo più stabile abbiamo trovato dei semplici collarini. Come potete vedere, sono dei collarini edili per tenere i tubi delle grondaie o un qualsiasi cosa cilindrico staccato dal muro. E ne abbiamo messi due per ogni tubo. Questo basso ne abbiamo messi due. E due anche di qua, però in posizioni diverse. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di coprire il collarino che altrimenti a vista sarebbe restato così. Abbiamo creato un accessorio e con della colla a caldo, recuperando la stoffa che abbiamo qui sotto, sempre di 2,50 euro all'IKEA, abbiamo creato dei piccoli accessori, degli ornamenti più che accessori. Quindi ne metteremo uno qui, ne metteremo uno qui e due anche qua sotto. Dopodiché, che cosa abbiamo fatto? Potete andare tranquillamente in qualsiasi fai da te e nel reparto legno troverete in qualsiasi fai da te dei cestoni con praticamente dei pezzi di legno di scarto. Il prezzo è più o meno di 1 euro al pezzo, quindi molto molto economico. E abbiamo creato quattro mensole senza neanche farle ritagliare perché ci sono un po' di tutte le misure, con al costo più o meno di 75-80 centesimi l'uno, praticamente delle staffe per le mensole. Le abbiamo messe in bolla fissate al muro e abbiamo creato una specie di scaletta per il nostro gatto. Quindi da lontano l'effetto visivo sarà questo. Come potete vedere la scaletta, in modo che il gatto può tranquillamente arrampicarsi e una volta su non dovrebbe avere grosse difficoltà nello scendere perché può tranquillamente usufruire di una scaletta. Costo totale dell'operazione, ma proprio esagerare, 30-35 euro, calcolando che la cosa che costa di più di tutto quanto è proprio questo spago. Ragazzi, se a voi piace fatemelo sapere, lo metterò sul mio canale e fatemi sapere se vi piace. Massimo e Michela vi salutano e naturalmente adesso andiamo a salutare anche la persona, anzi l'animale che usufruirà, come potete vedere, questo qui è un altro tiragraffi artigianale, ma mia! Eccola lì! Che dorme tranquilla in alto e si sente sicurissima. Questo è un altro che abbiamo fatto, naturalmente è stato il primo, quindi è un po' più grezzo, invece poi abbiamo cominciato a studiare e abbiamo creato
come potete vedere, sempre la solita mensola, e abbiamo fatto il piedistallo dove lei ci sta, un tubo sempre con un pezzo di cartone da recupero di cilindro, però molto più grosso, in modo che lei ci possa passare, una specie di scaletta e un'ulteriore mensola dove lei ama tantissimo andare a mangiare i suoi croccantini. Quindi questo è stato il primo progetto. Guardate la contessa. Questo è stato il primo progetto, naturalmente, ripeto, un po' più grezzo, poi lo aggiusteremo adesso che abbiamo un'idea più o meno di come farlo molto più bello esteticamente. E di là c'è il secondo progetto. Ciao a tutti da Max, da Michela e da Mia.